Prima di tutto siamo orgogliosi della presenza del Ministro qui, la prima volta dopo tanti anni, sicuramente da quando la vicenda della crisi di Whirlpool si è manifestata, che un Ministro entrava in questo stabilimento. Lo ringraziamo per il supporto, come ringraziamo anche il Parlamento che ieri ha approvato un atto importante, il sottosegretario Bergamotto, il sottosegretario Durigon e le istituzioni tutte. In questo momento sentiamo forte il supporto e il sostegno del sistema paese su questa nostra coraggiosa iniziativa, perché è coraggiosa, un'azienda campana che ha fatto esperienza nel mondo, che decide di restituire al territorio un po' di quanto ha avuto nel proprio percorso di crescita, e ci siamo assunti questa responsabilità che vediamo come una nostra responsabilità sociale di impresa importante. Vogliamo che le professionalità e le qualità che emergono sempre e si vedono spesso di tanti giovani e tanti lavoratori meridionali possano emergere in un mercato nuovo, un mercato che ha un futuro importante, che è quello delle energie rinnovabili. Noi abbiamo delle commesse importanti, abbiamo preso impegno ad assumere i lavoratori entro fine del mese di ottobre, lo faremo. Il governo e il Parlamento hanno mantenuto il loro impegno, quindi ci supporteranno i lavoratori con gli strumenti e degli ammortizzatori sociali previsti, e ci daranno il tempo di completare l'investimento, che durerà tra i 18 e i 24 mesi. Il tempo di bonificare dall'amianto lo stabilimento, abbatterlo e ricostruire secondo un progetto che, come vedete, vi è stato per le prime fasi presentato oggi. Completato l'investimento, penso che daremo alla città di Napoli una fabbrica bella, una fabbrica moderna, una fabbrica green, una fabbrica compatibile con tutti ecco, oggi si usa definire 5.0, la prima fabbrica 5.0 di Napoli.